neanche il tempo di rimpiangerne la perdita, e già Federico Tesio aveva creato Nearco, uno dei più maestosi atleti mai apparsi su una pista da corsa e certamente il più grande razzatore del XX secolo. Nella sola sortita estera della sua immacolata carriera, il Grand Prix de Paris del 1938 seppe mettere in riga i migliori cavalli del suo tempo. La sua influenza qualitativa sull'allevamento mondiale del puro sangue non ammette del pari confronti di sorta. Dal tragitto storico che, dalla nascita di Nearco, 1935, porta a quella di Ribaud, 1952, altri fuoriclasse italiani si misero in luce.